Nel nostro viaggio che abbiamo intrapreso in questi mesi nella musica canavesana abbiamo affrontato un po' tutti i generi e oggi andiamo ad affrontarne un altro conosciuto, perché alla fine dei conti quello, lo ska, è musica che abbiamo imparato noi canavesani a conoscere davvero tanto attraverso una serie di gruppi più o meno famosi che hanno lasciato una scena importante, una traccia importante nel loro passaggio. In questo caso è uno ska un pochettino, diciamo così, più energetico, uno ska core, esatto ragazzi? Definiamolo così, ska core Baldoria, il nostro motto. Definiamolo così, e loro sono Lorenzo e Antonio, due dei componenti dei Voodoo Dolls. Gruppo, grazie di averci invitato. Ma grazie a voi ragazzi di aver accettato l'invito, che siete diventati, questo gruppo è diventato maggiorenne. Quest'anno, orgogliosamente. 18 anni di onorata carriera. Raccontateci un po' come avete iniziato, come vi siete approcciati al mondo della musica e perché avete scelto lo ska, così, diciamo così, con questa iniezione di energia. Beh, Lorenzo. Io direi che è stata un'esigenza, parliamo del 2005 quando avevamo 16-17 anni e ci siamo trovati appunto nel garage di un nostro amico e grazie a, come parlavamo anche prima con te, alle filarmoniche, a tutta la scena degli ottoni che c'è in Canavese ed è presente, abbiamo iniziato scegliendo questo genere per esigenze dei componenti del gruppo, diciamo. Quello che sapevate, gli strumenti che potevate suonare, insomma, era, esatto. vi invitava a questo genere di musica. Sì, e siamo partiti soprattutto facendo delle cover di band americane come Mad Caddies, Ramones, Sex Pistols, ecco. Siamo partiti da lì per imparare qualcosa da loro e poi metterlo in pratica noi stessi. Assolutamente. Antonio, appunto, come è stata l'evoluzione del vostro gruppo? Perché comunque voi appunto iniziato nel 2005, diciamo, musica garage, per dirla alla buona, però poi siete saliti veramente su palchi di tantissimi festival, voi avete, vedevo poi nella gallery che anche i nostri lettori e ascoltatori potranno vedere, tra l'altro tantissimi di quei festival che hanno fatto la storia della scena canavesana. Appunto, com'è stata questa evoluzione? Come siete passati dal divertimento a fare sul serio? Ma che ricordi io è stato anche quasi per caso. Esatto. Sai, una cosa tira l'altra, si inizia a suonare un po' in giro, magari in feste anche private. Certo. Poi passaparola, sono stati i primi live nei locali. Poi ci hanno aiutato tanto anche altri gruppi già esistenti, come gli Stiliti, Persona Jones. Beh, dite niente, cioè due di scadena. Diciamo proprio tre, addirittura quelli di Scadena, tre effettivamente dei gruppi più importanti della scena, non solo locale piemontese, ma nazionale, perché loro sono un marchio nazionale. Quindi c'è stata questa evoluzione, siete partiti così. Esatto. E poi una cosa tira l'altra. Beh, se vogliamo proprio la scintilla di tutto è stato un volantino per una manifestazione che si teneva al Taurus di Cirié, okay, che era il musica delle aule. E lì nel 2008, appunto dopo le prime esperienze, i primi concerti, ci siamo iscritti, abbiamo vinto la partecipazione al primo Alpentero Festival per noi, che è stato quello del 2009, che già comunque comprendeva artisti come Bugo, era già diventato un festival di un certo livello, quindi noi eravamo contentissimi ovviamente. E da lì abbiamo poi preso, soprattutto grazie a chi li organizza questi festival, la palla al balzo e ci siamo buttati in altre manifestazioni. Coppa Rock, Frassibir, May Day, non vorrei dimenticare nessuno, sicuramente, ed è stato bello, spero di poter continuare, spero che si possa tornare come eravamo prima a suonare in giro. Certo, voi tra l'altro appunto, dicevamo prima a telecamere spente, che tra l'altro avete anche prodotto musica, anche demo, CD, eccetera. Raccontaci anche un po' questa, come è stato questi parti, nel senso... Hai usato la parola giusta. Non lo so, perché quando parlo da musicista mi dicono più che registrare è partorire un disco. Come è stato il vostro partorire questi dischi? Allora, il primo disco, che non è proprio un disco ma un EP, erano 5 tracce, e l'abbiamo registrato tutto in maniera autoprodotta. Ah, proprio... Proprio grezzissima. Esatto. Però, si inizia di lì. Esatto, sono le prime esperienze che servono per imparare appunto. Certo.
Poi il secondo EP anche è stato sempre autoprodotto, però già con qualche già con più serietà, più. Esatto. Aveva già un pochettino più di c'era esperienza. C'era la copertina nella gallery, c'era qualcosa di prodotto più. No, ma anche di strumentazione, abbiamo investito qualcosa proprio per registrare, certo, tra PC, schede audio e roba varia. Poi prima esperienza in studio invece è stato per il singolo Gli Ultimi del Rock and Roll, 2012, esatto, che abbiamo registrato a Torino, e lì era stata anche una bella esperienza, ovviamente meno faticosa perché qualcuno ci aiutava, lavorava per noi, esatto, era dall'altra parte, non dovevate fare tutto, esatto, voi. Il santo uomo non diciamo nome e cognome, però è stato un santo, sì. E poi appunto l'ultimo disco anche l'abbiamo registrato in studio, tanto, sempre a Torino. Tra l'altro adesso voi siete anche presenti, come giusto che sia, anche su quelle che sono le piattaforme. Sì, ormai, nonostante i boomer che siamo, nonostante siamo giovanissimi, però ecco. Parlate con un vero boomer, perché in altre occasioni abbiamo parlato di vinili, ci ricordavamo le cassettine, quindi alla fine boomer. Poi oggi però, ormai quelle che sono le piattaforme musicali sono importanti perché sono anche, diciamo così, un trampolino di lancio o comunque un palcoscenico che permette soprattutto, poi entriamo anche in questo particolare, visto l'ultimo periodo, non certo facile da affrontare, è anche un modo per chi può ancora, chi ha ancora voglia di ascoltare musica e di raggiungervi. Sì, perché, ragazzi, assolutamente. Come avete vissuto, chiedo a entrambi, come avete vissuto il periodo del Covid? Purtroppo è una domanda che sembra sempre pesante, eccetera, però questo ha cambiato tanto, ha cambiato la musica ad alti livelli perché i grandi musicisti sono fermati, ma le band di provincia, tra virgolette, nel senso buono del termine, hanno avuto veramente uno schiaffo enorme. Come avete vissuto? Come avete passato questo momento? Beh, separati, ovviamente, purtroppo, certo. Abbiamo fatto pochissime prove, non si trovava, diciamo, una via d'uscita nel guardare avanti, ecco, un po' quello è successo. Poi però c'è stato un gran ritorno e soprattutto bello ritornare a suonare, quella è la cosa fondamentale, certo. Però ci siamo dovuti fermare, anche se avremmo potuto forse sfruttare i canali in qualche maniera un po' più tecnologica e innovativa, certo, come fanno adesso, ma siamo rimasti un po' fermi. Certo. Noi abbiamo bisogno della presenza. Sì, per forza. È vero che la vostra musica, Antonio, alla fine è una musica che è energia, e l'energia la scarichi, è vero che la puoi scaricare nella tua cameretta con una cuffia in testa e ti scateni, ma altra cosa è avere un pubblico, piccolo o grande che sia, che canta le tue canzoni, che balla con te, sicuramente è una cosa che è mancata e che adesso avete voglia di recuperare. Infatti lì è il bello, è andare poi a suonare live. Anche abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, registrazioni, video, e tutto per suonare in giro, soprattutto, sì. Ecco, a proposito di suonare in giro, adesso la situazione, appunto, dicevamo, il Covid è sempre lì dietro, ma l'abbiamo staccato un po', ci tallona, ma cerchiamo di staccare in questa nostra corsa. Adesso, come vi state muovendo? Avete delle date? Avete dei progetti per quanto riguarda il live? Beh, sì, abbiamo delle date in corso che potremmo mettere sui nostri canali per non essere imprecisi nella descrizione, diciamo. Certo. Però abbiamo continuato a suonare, adesso appena ripreso tutto, grazie ai locali della zona che continuano a chiamarci e continuano a puntare su una serata di musica che poteva non essere più la cosa ideale, invece per fortuna qualcuno ci crede ancora. Ma credo che proprio questa mancanza, che è dovuta al fatto che purtroppo siamo stati, come avete detto giustamente voi, a distanza, la voglia di ritrovarsi, di essere di nuovo tutti insieme, possa essere, diciamo così, quella qualcosa in più, quel plus che potrà permetterci di vedere sempre più gente anche ai concerti, perché anche per quanto riguarda i concerti, diciamo, di grandi livelli, se prima erano pochissimi, quest'anno, visto che il calendario 2023 è pienissimo, quindi qualcosa si sta muovendo. Sì. Speriamo che anche per voi si possa muovere qualcosa. Speriamo. Sì. Noi ci stiamo impegnando, facciamo cose nuove, ci proviamo sempre, soprattutto. A livello anche di canzoni, avete qualcosa in produzione? State lavorando? Sì, abbiamo scritto una canzone attualmente che parla del Covid, dei negazionisti, sfiorando l'argomento senza andare a toccare la libertà di nessuno. Certo. E un altro pezzo quasi finito. Non,
dobbiamo cercare di farne di più, ecco. Perché sono parti anche quelli, quindi... Assolutamente. Beh, è vero che anche ragazzi, giustamente, sarebbe bello che la musica fosse... desse il pane, sì. Quotidiano, eh. Anche perché noi non abbiamo, diciamo, una persona che si mette, arriva con la canzone pronta, certo. Noi ci mettiamo lì e se a te piace quel genere ci metterai quella parte del genere, un altro mette il suo gusto e quindi viene qualcosa di eterogeneo, completamente originale. Un po' la vecchia maniera, dove sì. I gruppi si trovavano in studio, sai, io ti metto un riff, tu scrivi in testa, alla fine dei conti si parte arriva una canzone. Sì. E anche il bello di stare insieme e di divertirsi, credo che sia questo. Sì. Bene ragazzi, io vi ringrazio augurandovi veramente buone cose, di vedervi prestissimo da qualche parte a scatenare un po' l'audience, che almeno così diciamo, finalmente fuori scarichiamo questa energia, certo, che abbiamo dentro. Se prossimamente avrete anche qualche novità sotto il punto di vista discografico, se ci date un colpo di telefono, vi inviteremo di nuovo volentieri. Grazie di averci raccontato un po' di voi. Sicuramente vi aspettiamo per continuare a confermare anche che in Canavese si fa buona musica e c'è tanta voglia di fare. Una ultima cosa che volevo dire: ricordiamoci che in Canavese c'è roba. Come si dice da noi. Bravo, hai ragione e ricordiamolo sempre, perché a volte un po' ci dimentichiamo, a volte siamo sempre, da buoni canavesani, siamo sempre un po' critici con il nostro territorio, in realtà alla fine offre tante cose e dobbiamo saperle sfruttare. Ragazzi, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie.